Presentate questa mattina nella sede centrale Faentina della BCC le borse di studio 2014. Sono oltre 20 i finanziamenti che il credito cooperativo insieme alla Fondazione Giovanni dalle Fabbriche, che per il 15° anno verranno indirizzate agli studenti più meritevoli sia delle superiori che dell'università. Oggi la BCC ha presentato più di 20 borse di studio dedicate agli studenti. Quali sono, come mai avete deciso anche quest'anno di dare questi fondi ai ragazzi? Non è il primo anno, lei l'ha detto, sono il 15° anno che facciamo queste cose. Riteniamo che sia un aiuto al territorio e soprattutto ai giovani, che sono quelli che soffrono di più in questo momento. Quindi ci sembrava giusto continuare con lo stesso importo, anche se i bilanci saranno più, diciamo, della banca saranno più ridimensionati rispetto a ieri, però i giovani meritano di continuare con l'impegno che siamo abituati e questo è sicuramente un aiuto concreto che possiamo trasferire nelle zone dove noi operiamo. Quindi la BCC ancora una volta a servizio di chi ha bisogno anche, come i giovani studenti. Sì, diciamo che in questo caso non è detto che abbiamo bisogno, perché magari non è questo il criterio, in questo caso è il merito e quindi in questo caso premiamo quei giovani che si sono impegnati o che hanno voglia di impegnarsi andando all'estero, seguire, a specializzarsi e mi auguro a ritornare in Italia e investire sui nostri territori. Oltre all'interesse e alla partecipazione che abbiamo all'insieme delle proposte che sono state fatte, abbiamo messo a fuoco, selezionati quattro temi che ci sono sembrati, tra anche tanti altri che si sono stati proposti. E perché? Perché riguardano alcune delle criticità del nostro territorio, anche con riferimento alla Romagna come area vasta. Intanto il primo problema è quello della povertà e del processo di impoverimento, che è un fenomeno di interesse di carattere appunto territoriale ampio, non soltanto legato a singole città, a singole province, eccetera, rispetto alle quali bisogna fare un salto di qualità, perché attualmente, ad esempio, le Caritas diocesane stanno facendo un lavoro formidabile. Noi abbiamo un'interazione, un rapporto con loro, però appunto ognuno fa le sue cosine, fa i suoi interventi di grandissimo pregio, di grandissima efficacia, però abbiamo detto proviamo una volta ogni tanto ad avere uno sguardo, cosa sta succedendo in questa Romagna, che per tradizione è stata mutualistica, cooperativistica, pur con tradizioni culturali diverse, sociali diverse, ha sempre avuto attenzione. Per questo mi sembra un aspetto importante. Poi altri elementi importanti che riguardano proprio l'intelligenza, riguardano l'investimento in intelligenza e in conoscenza che noi siamo interessati a fare, perché noi la Fondazione non fa assistenza, non fa elargizioni come lo fanno le fondazioni bancarie o come facevano le fondazioni bancarie. Noi facciamo investimento in intelligenza, in conoscenza, a partire da coloro che sono nella condizione di poter fare futuro, costruire il futuro. Ecco, allora interessarsi, fare indagine, lavoro storico, di indagine storica come quella che abbiamo deciso di fare insieme al settimanale Il Nuovo Diario Messaggero di Imola, o fare un lavoro di ricerca su quelle che sono, come dire, le caratteristiche, le potenzialità di sviluppo della Bassa Romagna, questa collaborazione con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ci è sembrato particolarmente importante, nonché anche con un'attenzione nei confronti delle organizzazioni che rappresentano le imprese, le piccole e medie imprese del nostro territorio di Limolese, rispetto alle quali appunto si possono mettere a disposizione conoscenze sull'evoluzione tecnologica, sullo sviluppo, eccetera, che sono essenziali per. Ecco, poi ne sono arrivati tanti altri. Ci interesserebbe anche molto poter collaborare a breve con ad esempio l'associazione che si occupa di cooperazione tra Italia e Albania. Ci interesserebbe molto prestare attenzione ad un'associazione di giovani immigrati senegalesi, di cui una buona parte sono studenti universitari a Bologna, addirittura
no, di facoltà come ingegneria, eccetera. Valeria, lei è stata destinataria di una borsa di studio l'anno scorso, come l'ha investita? Allora, la mia borsa di studio è stata impiegata in un progetto di prevenzione sul tema della fertilità maschile in particolare, e sono andata nelle scuole superiori del comprensorio lughese, negli istituti professionali, appunto per fare due chiacchiere con i ragazzi in merito alle tematiche della fertilità e della preservazione e tutela della salute riproduttiva dell'uomo. Come è nata questa idea? Questa idea è nata da quello che vedo, insomma, tutti i giorni io in ospedale. Sto facendo un periodo di frequenza volontaria per formarmi in ospedale a Lugo, in laboratorio di fecondazione assistita, e vedo tutti i giorni comunque giovani ragazzi che possono avere i problemi più svariati per patologie o anche per cause, insomma, idiopatiche, appunto di riproduttività. E quindi, insomma, ho detto, perché non proporre ai giovani in età comunque di 18-19 anni, che è l'età giusta per fare della prevenzione, per evitare che si ritrovino poi in un futuro ad avere dei problemi di questo tipo. E da destinataria di borsa di studio, cosa ne pensi di queste iniziative della BCC? Io penso in assoluto che sia stata una meravigliosa opportunità per noi ragazzi, anche neolaureati, comunque giovani che non hanno la possibilità magari di essere assunti immediatamente usciti dall'università, avere la possibilità appunto di fare un'esperienza di questo tipo grazie ad un finanziamento, grazie proprio ad una borsa promossa dalla Fondazione Giovanni dalle Fabbriche tramite il credito cooperativo Nati Molese, sia stata appunto una meravigliosa opportunità. Francesca Diletta per Faenza Web TV.